direzione Urbania, poi dopo ci fermiamo in fondo, vi aspettiamo. Zen è qui davanti col Kawasaki, sembra avere qualche problema, la sua moto qualche giorno fa ha preso un sacco d'acqua. Dai Zen, dai Zen, dai che perdiamo Davis. Si prova, si stacca più tardi. E si è spenta la moto? Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo utilizzare un attimo questa piccola introduzione per spiegarvi qual è stato poi l'effettivo problema che ha costretto Nicola a chiamare un carro attrezzi per riportare la sua Ninja a casa. Beh, il problema non era altro che un fusibile che si è appunto fuso e appunto non ha più consentito alla Ninja di ripartire. Niente di grave, spesa praticamente nulla, per cui dai, poteva andare peggio. Alla fine, come dirò nel video, sono cose che con moto del genere possono succedere, per cui senza perdere altro tempo ecco quello che è successo. Buonasera. Ciao Andrea. Io boh, sensazione strana, ti giuro, è la prima volta con la tuta per me oggi. Ciao. Scarpe quale preso? Non hai preso gli stivali per il tennis? No, sbatti gli stivali, beh, dove cazzo vado con gli stivali? Almeno queste qui le uso anche ogni tanto se devo uscire, normale. Sono... Poi chi è che siamo? C'è il ragazzo con la 650, il suo amico di Bergamo. E poi un altro mio amico che sta arrivando. Ok. Col 390? Tra che si impegna, eh? Se no gli uovo perdiamo. Aspetta, sì. Fino a ieri io giravo con 40 cavalli anch'io, quindi. Ehi, ehi. Ehi. Sei te la strada, eh? Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che andremo a fare oggi sarà il primo giro, questa volta posso dire serio, con la mia nuova moto e soprattutto con la mia nuova tuta. Ho acquistato qualche giorno fa questa tuta intera da Inese, che mamma mia, vi assicuro, anche solo a questa andatura dà una sensazione di sicurezza imbarazzante. Comunque, la direzione oggi è il passo dello Spino, Bocca Trabaria, Bocca Seriola. Adesso in realtà la strada bene non l'ho capita, però ci fidiamo di Davis. Direzione Urbania, poi dopo ci fermiamo in fondo, vi aspettiamo. Urbania. Vi aspettiamo. Molto bene. Vi ho risparmiato tutta la strada. Adesso siamo arrivati a Urbino. La strada che stiamo per fare sono le capute come quelle dello scorso video. Dopodiché da Urbania andremo a fare Bocca Seriola, Bocca Trabaria. Adesso penso che la strada sia quella. Zen è qui davanti col Kawasaki. Sembra avere qualche problema. La sua moto qualche giorno fa ha preso un sacco d'acqua e non si è capito bene, ma boh, mi sa che c'è un cilindro che lavora male. Dai Zene, dai Zene, dai che perdiamo Davis. Prova! Mi stacca più tardi! Ehi, ehi. Ciao bello, ciao! Si prova, ma allarga! Non ce la faccio mica passarlo. Mamma mia che figata. Non far le cazzate, bravo. Che boy, si grosso. Problemi? Spenta la moto? Non capisco. Ma che cazzo faccio a tornare indietro qui?
Proviamo ad aspettare un attimo. Proviamo a far manovra, ma far manovra con queste moto qui in queste strade non è che sia al top, eh. È stato più faticoso fare manovra lì che tutta la strada prima. L'aspetto spento, basta. Non va il quadro elettrico, niente. Ma per la spinta? Non gli arriva la... Ma se gli si è spento mentre va... No, non gli arriva l'elettricità. Cioè, se non arriva la corrente, non può farci niente. Posto, ragazzi. Più o meno. Più o meno. No, non va più la moto. Oh, che saltata elettronica. Da dove venite? Da Cattolica. Non lo sappiamo. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa, se no boh. C'è un ragazzo qui in Urbani che c'è l'officina. Lontano? Vicino? Vabbè, se fosse lì in centro, gli scrivi a Davis di passare, magari viene. Grazie. Adesso la vendo domani. Guarda che coglione, basta. Il regolatore non è il 90%, perché non ti carica la batteria. Tanto se ti fa così. Me l'ha fatto così dopo. Perché aveva preso l'acqua. Non carica adesso la non si accende proprio il quadro e lampeggia FI e basta, Rossi. Niente, carichiamo. Dai, andiamo, che vado di ti faccio perdere il meno tempo possibile. Dobbiamo andare a far bocca trabaria, fermarsi a mangiare sullo spino. Succede, sono noi cosa stiamo a fare? È giusto? No, secondo me è il regolatore, guarda, il 90% è il regolatore. Dici? Sì, passami questa. Questa? Sì. Poi con questo caldo salta via che non viene. Io lo scelto, eh? Io ti credo dare. Yeah, vieni con me, eh? Sì, dai, tu. Vuoi venire giù col panigale? In due? Se vuoi, se no niente. Te la senti? Io me la sento, ho portato un sacco di gente. Dove capita? Non avevo l'assistenza così. Adesso la faccio. Sono stato volentieri, però non ci so, è un ragazzo che lì da noi. Fai tagliare, come qua, devi lavorare lì, meglio no. Che mi ama ammazzo qui dietro. Beh, c'è stato Ricky, Chris, tutti quanti. Capisce, non. Andiamo a capisce, sì. Sì, piccolissimo. Mi sa che monto con lui, dai. Ok. Io vi vengo dietro. Sparte fugge. Arrivo a casa che sono handicappato. Ragazzi, io vado con loro. È stato un piacere. L'altra volta. Sì, ma continuiamo, dai, tanto ormai siamo qui. Dovremmo raggiungere gli altri, ma. Ma io non so neanche il loro numero, quindi. Mi dispiace. Ci vediamo prossimamente. Ciao Gene. Vogliamo arrivare giù in fondo? Non lo so. Potremmo arrivare. Sì, qua dopo arriviamo a Urbania. Quello possiamo anche continuare, non so come vuoi. Come vuoi, Che te di voi ci dai via. Io vengo giù Urbania con voi, poi torno indietro, rifaccio la strada e arrivo giù a Gabice. Okay, anche perché qui adesso fa manovra. Boh. Vabbè ragazzi, purtroppo queste cose succedono alla fine con delle moto abbastanza vecchie, usate. I problemi possono nascere sempre. Adesso Gene è tornato giù a Gabice con il signore che è venuto a prenderci, fortuna lui. Adesso noi proseguiamo un pochino la strada e poi torniamo indietro, perché tanto ormai. Mamma mia che bella sta strada da fare con la tuta. Ascolta, siamo qui a Urbania. Siete qui a Urbania, noi siamo, abbiamo finito di fare poca seriola. Ma il nostro problema è che non sappiamo la strada. Per andare verso Bocca Seriola, dovete andare in direzione Pioppico, Città di Castello. Prova a vedere e poi dopo sempre dritta, poi seguite sempre Città di Castello e dopo siete arrivati. Ok, proviamo.
Molto bene ragazzi, alla fine noi abbiamo deciso di proseguire il nostro giro verso Bocca Trabaria, sperando che non succeda nient'altro. Molto bene ragazzi, spero proprio che questo video non vi sia piaciuto. Come detto prima, il problema in fondo non era niente di che, la spesa è stata praticamente zero. Il video termina così perché poi, una volta raggiunti gli altri ragazzi, Davis mi ha lasciato provare la sua moto, per cui il test ride della MT10 uscirà lunedì. Vi lascio il link qui in alto per quando poi sarà pubblicato, per cui, per non perdervi altri video del genere, sperando proprio di no, test ride e cose del genere, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, e arrivederci al prossimo video.